La prima, immediata impressione che ha il viaggiatore che la scopra emergere all'improvviso fra boschi secolari dietro una curva della Via Flaminia, è quella della bellezza. Vista nel suo complesso, infatti, Spoleto è un'immagine di bellezza assoluta e abbagliante. Una città straordinariamente unita alla sua immagine esteriore, con una gran rocca che domina un nugolo di tetti e campanili eleganti e superbi. Una visione che non fa intuire subito la straordinaria e complessa storia che ci racconterà la città quando la conosceremo meglio. Solo vagando a caso in vicoli e piazzette, la città comincerà a farsi conoscere e allora l'amore e l'ammirazione che incute ci farà capire di essere giunti in un luogo davvero speciale. Una delle prime immagini è quella di un grande ponte, detto Ponte delle Torri, un lungo viadotto costruito a partire dal XII secolo e in seguito ricomposto da Matteo di Giovannello, detto il Gattapone, per garantire l'approvvigionamento idrico alla maestosa rocca che domina l'abitato. La rocca fu voluta dal cardinale Egidio Albornoz, che era stato incaricato da Innocenzo VI di restaurare l'autorità della Chiesa dopo l'esilio avignonese. L'imponente opera fu realizzata in circa 10 anni, a partire dal 1359, sempre su progetto del Grattapone. La rocca fu prestigiosa dimora dei governatori pontifici, fu visitata da numerosi papi e arricchita di splendide decorazioni e affreschi. Adibita a lungo a carcere, il grande monumento è stato negli ultimi anni sottoposto ad uno straordinario restauro che l'ha riportato agli splendori di un tempo. Al suo interno un elegante museo ricorda, con splendidi cimeli romani e medievali, la lunga storia della città. Particolarmente suggestive le stanze private del governatore, affrescate con splendidi dipinti dedicati per lo più all'amor cortese. Ma entriamo in città da una delle sue porte più importanti, Porta Garibaldi. Ci accoglie subito una delle tante grandi chiese cittadine, San Gregorio Maggiore. Eretta nel XII secolo in onore del martire spoletino, la chiesa conserva ancora l'impianto architettonico e alcuni elementi decorativi dell'antico edificio romanico su cui sorse. Da qui si potrà iniziare la salita verso il Colle Superiore. La passeggiata sarà l'occasione per scoprire un tessuto medievale di straordinaria eleganza e conservazione, che fa in questo senso di Spoleto una delle più splendide città italiane. La complessa attività edilizia che ha modellato la città nei secoli, infatti, ha operato continui accorpamenti delle unità antiche, aprendo nel contempo nuovi spazi, pubblici e privati, per definire così un contesto urbano complesso e mutevole e comunque di grandissimo fascino. Da questo interessantissimo tessuto urbano trasuda tutta la millenaria storia della città fin dalle sue origini romane,
quando la sua strategica posizione nella valle ne fece un castrum e in seguito un municipio di grande rilevanza, fino alla sua prodigiosa rinascita nel Medioevo, al potente influsso papale del 4-500 e all'ampliamento voluto nel 600 e nel 700 dalle grandi famiglie dell'aristocrazia terriera. Oggi la città, sottoposta a un'imponente opera di restauro, ha acquisito un nuovo splendore dovuto anche al continuo successo del celebre Festival dei Due Mondi, voluto da Giancarlo Menotti nel 1958, che, facendola conoscere oramai in tutto il mondo, l'ha proiettata da anni nel novero delle grandi città d'arte e di spettacolo. Una delle più importanti chiese della città è San Domenico, edificata nella seconda metà del 200 in un misurato stile gotico a bande bianche e rosse. La facciata è molto semplice, mentre un bel portale gotico permette l'accesso su uno dei lati. L'interno è a navata unica e appare ampio e luminoso nella sua struttura gotica. Bellissime vetrate colorate illuminano di colori brillanti le pareti, mentre dappertutto la chiesa offre opere d'arte di gran valore. Fra queste, due bellissimi crocifissi lignei, di cui uno situato sopra l'altare maggiore, risalenti al 2-300. Innumerevoli poi gli affreschi del 300 e 400, fra cui storie della Maddalena. Poche città sono così gradevoli da visitare a piedi come Spoleto. Gli infiniti monumenti e opere d'arte che essa offre sono raccordati, come dicevamo, da un tessuto urbano di straordinario interesse e bellezza. Ogni angolo quindi è occasione per nuove visioni o magari salutari attimi di riposo nell'ammirazione di panorami straordinari. Thank you.
poi ricominciano le apparizioni importanti. Questa è la chiesa di San Filippo Neri in Piazza Mentana. Eretta intorno alla metà del secolo XVII, presenta una grandiosa facciata e un'alta cupola disegnate da Loreto Scelli, che si ispirò alle chiese romane del primo Seicento. Il cuore della vita cittadina è Piazza della Libertà, un bellissimo spazio chiuso dal severo Palazzo Ancaiani, nobile edificio del secolo XVII ispirato a modelli romani. Al di sotto della piazza un sapiente restauro degli anni 50 ha riportato alla luce la cavea di un bellissimo teatro romano del primo secolo, la cui struttura ancora perfetta permette di effettuarvi suggestivi spettacoli. Ci immergiamo quindi nel cuore storico della città. Ecco Piazza del Mercato, che costituisce solo una piccola parte dell'area occupata un tempo dal grande foro romano ed è chiusa dal bellissimo prospetto della fonte di piazza costruita nel Settecento su progetto di Costantino Fiaschetti, secondo il gusto romano delle mostre d'acqua. Una possente torre tardo-duecentesca, erede dell'antico palazzo pubblico, domina l'attuale palazzo comunale, che fu completamente rinnovato nella seconda metà del Settecento. A due passi scopriamo poi una delle vestigia romane più importanti, l'arco di Druso. L'arco ad un solo fornice in travertino fu eretto nel primo secolo d.C. come monumentale ingresso al foro. Accanto si trovano i resti di un tempio romano sempre del primo secolo con il pronao a sei colonne di marmo. L'arco poggia sul fianco di un'altra interessante chiesa, Sant'Ansano, ricostruita alla fine del Settecento su una preesistente architettura paleocristiana di cui si possono ancora intravedere basi delle colonne incastonate nelle pareti. Nell'interno si può ammirare una bellissima Madonna col Bambino, frammento di un più vasto affresco spagnolo. La vera sorpresa della chiesa la scopriamo però al di sotto dell'altare, in una straordinaria cripta dedicata a Sant'Isacco, che ci mostra una meravigliosa cattedrale a tre navate in miniatura risalente all'anno 1000. Splendidi gli affreschi sulle pareti, sempre dei secoli XI e XII, di gusto bizantineggiante, che raffigurano le storie di Isacco. Ci spostiamo poi a Santa Eufemia, situata nel cortile del Palazzo Arcivescovile. Si tratta di una chiesa d'antica fondazione, ricostruita nella prima metà del secolo XII e trasformata più volte nei secoli successivi, finché un impegnativo restauro agli inizi del nostro secolo ne ha ripristinato le eleganti forme romaniche.
Altri straordinari monumenti li potremo trovare alle porte della città, come la chiesa di San Pietro, uno dei monumenti più importanti della regione, anch'essa sorta su preesistenti edifici romanici, la cui facciata di pietra finemente scolpita costituisce un irripetibile documento della cultura tardo-romanica dei secoli XII e XIII. Raggiungiamo quindi la piccola chiesa di San Paolo Intervineas, situata in una meravigliosa posizione nel verde. La chiesa è di origini paleocristiane, ma fu rifondata nel X secolo come monastero delle Benedettine e ricostruita nelle forme attuali solo nel 1234. Sempre alle soglie della città non si potrà mancare poi una passeggiata a Monteluco, una splendida località collinare circondata da un immenso bosco di lecci e antichissima sede di Anacoreti, come dimostra il delizioso santuario francescano, completamente immerso nel verde e sorto dove lo stesso Francesco aveva fondato un convento. All'interno l'atmosfera è quella francescana di un tempo, da visitare con umiltà e ammirazione. Ma torniamo un'ultima volta in città, risalendo verso il suo luogo più celebre, Piazza del Duomo. Ancora una volta saremo avvolti da un continuo paesaggio di bellezza e di storia. Capiremo meglio come una città antica e importante come questa abbia saputo accogliere e mescolare i mille stili che l'hanno disegnata nei secoli, uniformandoli in un insieme personalissimo e unitario. Una bellezza scolpita nel tempo che riappare all'improvviso in mille angoli e monumenti. Come ad esempio questo stupendo sarcofago romano del III secolo, splendidamente conservato e oggi adibito a raffinata fontana, su cui è impresso un momento di storia antica che ci fa immaginare gli scenari non sempre benevoli che hanno accompagnato il passato della città. Ma è giunto il momento di visitare il monumento che da solo meriterebbe una visita a Spoleto, il Duomo. La sua mole appare il naturale prospetto di una piazza assolutamente inconsueta. Come tutte le stradine della città, infatti, è anch'essa digradante dall'alto con una superba scalinata che la rende il prospetto inimitabile per i grandi spettacoli che sono rappresentati d'estate durante il Festival dei Due Mondi. È la splendida facciata del Duomo ad attirare lo sguardo, anche se altri palazzi della piazza meriterebbero la nostra attenzione, come Palazzo Rancani e quello della Signoria. Tutta la cattedrale è stata, dopo il recente terremoto, completamente restaurata, ritornando ad uno splendore sconosciuto da secoli, con le originali venature di colore che, unite alla calda luce del marmo, rendono la sua visione uno spettacolo abbagliante. Il Duomo fu eretto in forme romaniche nel secolo XII sull'antica chiesa di Santa Maria in Vescovado. Ha una maestosa facciata, impreziosita da uno splendido mosaico bizantineggiante del 1207, raffigurante Cristo in trono tra la Vergine e San Giovanni Evangelista.
Sulla facciata, cosa unica in Italia, spiccano ben 8 rosoni, mentre tutta la struttura è arricchita di colonnine, statue, capitelli in uno splendido mosaico di forme e colori. Lo spettacolo prosegue all'interno, che fu radicalmente trasformato nel Cinquecento. È a 3 navate su pilastri, con una grande abside ornata di splendidi affreschi di Filippo Lippi, lo straordinario pittore fiorentino che morì proprio a Spoleto nel 1569, dopo aver completato quest'opera. I soggetti raffigurati sono l'Annunciazione, la Dormitio Virginis, il Presepio e, nel catino, la splendida Incoronazione della Vergine. Nella navata sinistra si apre poi la Cappella delle Reliquie, sorta nel 1540 per conservare l'icona e i paramenti più preziosi in grandi armadi intagliati e intarsiati, adornati di quadri e preziose decorazioni in rilievo. In un angolo della cappella poi una visione che porta alla commozione, una delle 3 lettere autografe esistenti al mondo di San Francesco, scritta per Fra Leone. Un meraviglioso crocifisso poi domina un'altra cappella. Si tratta di un prezioso dipinto su pergamena di Alberto Sozio del 1187, applicato poi su una tavola sagomata, e la sua visione ricorda in maniera impressionante un altro crocifisso famoso, quello di San Damiano ad Assisi, che, parlando a Francesco, provocò la sua magica conversione. Lasciamo questa meravigliosa città in un luogo che ci ricorda l'altro suo patrimonio preziosissimo, quello della natura, una natura antica e nobile, splendida e benefica come non mai, che prorompe di pace e bellezza nelle celeberrime fonti del Clitunno, un'oasi di quiete e serenità descritto fin dall'antichità da Virgilio e Plinio il Giovane.
Una sorgente ritenuta da sempre sacra e dedicata appunto al dio Clitunno, che rappresenta la logica conclusione di un viaggio sicuramente indimenticabile.